ci racconta qui i minuti di panico. È cascata. Vediamo. Il comando della prova filmata vedrai, minaccia inascoltata, nel fuggi generale. Oh, guarda la sirena! Stanno mozzicando! Degli aggressori, lui va persino un portafoglio. Salvatore Romano e i complici sono stati arrestati. L'uomo della filmata è ancora identificato. Altri sono stati tanti. Stiamo cercando proprio presso le abitazioni, insomma, di familiari, amici. Oh, Ernesto, proprio, eh? Tentare fuga. Ernesto, se ormai è diventato l'inchiesta della direzione. Ernesto, devi giocare con i tuoi fratelli. Guarda. Ma così no. Una cosa di te. Guarda che sta andando. Guarda, dico come hanno attaccato mascherina. A Monza è eccezionale il trapianto di entrambe le mani su una donna di 52 anni. L'intervento fra i primi al mondo è durato 6 ore. La donna sta contento. La paziente l'ha intervistata. L'altro donna. Guarda che sta cercando di essere vero. Parlo di tutto, ma carezze i miei. E una bella sulla testa. E poi credo un pacco di farina con cascato. Un di ghiaccio che mi fa stare. Boh, sbagliato. Si sta stancando. 52 anni di Golda Minore, Varese. 3 anni fa entrambe le estremità degli arti le erano state amputate insieme ai piedi a causa di una gravissima infezione. Ad esempio, l'eccezionale trapianto unico in Italia tra i primi al mondo è stata l'equipe del San Gerardo di Monza, guidata da. È l'unico che ci prova, che non si interessa. Se sta vendica mascherina, terzata. L'assoluta necessità. Di... Caramba! L'unico annuncio, c'è la donatrice, aveva 58 anni, era cremonese, vita di dura 6 ore, casa da sempre iscritta all'AIDO, dice, stavolta ho ricevuto io, ma resto pronta a donare a mia volta.